La mia vita non è quest'ora ripida che mi vedi scalare in fretta. Sono un albero innanzi all'orizzonte, una delle mie molte bocche e la prima a chiudersi. Sono l'attimo tra due suoni che male si accordano, perché il suono morte vuole emergere. Ma nella pausa buia si riconciliano, entrambi tremando. E bello resta il canto. Buongiorno a tutti. L'opera che vi presento oggi è di Paul Gauguin. Ve la faccio vedere subito. È questa qua. Ed ha un titolo compiutamente filosofico, un composto di tre domande. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? È un dipinto ad olio su tela di grandi dimensioni. Il più grande in assoluto che abbia dipinto Gauguin, esattamente misura 3,74 m di larghezza per 1,39 m di altezza. Ed è stato dipinto sul finire del 1897. È uno dei gioielli preziosi del Museo d'Arte di Boston, dello stato del Massachusetts. E questo è uno dei più grandi musei di tutti gli Stati Uniti d'America. Pensate che possiede più di 450.000 opere d'arte. In una di queste stanze, la numero 255 per esattezza, si trova questo capolavoro di Gauguin. E per parlarvi di quest'opera, ho deciso di sconvolgere l'impostazione didattica consueta della scuola di ammirazione. E lo faccio entrando subito in medias res, con un ricordo, con una riflessione personale. Ci sono a volte mutevoli onde che improvvise arrivano e ci assalgono come la febbre. Una di queste mi è arrivata in una primaverile giornata di dicembre dell'anno 2011 a Genova, quando in una raccolta e silenziosa sala del Palazzo Ducale mi apparve quest'opera solitaria nella sua maestosa e sublime bellezza trasmutata. Era la prima volta che quest'opera arrivava in Italia. Il Museo di Boston raramente concede in prestito questo capolavoro. E davanti a quest'opera, che sempre avevo solo visto in immagini riprodotte, mi sono trovato immediatamente, direi miracolosamente, congiunto al cielo come acqua. E appoggiato alla densità di una goccia, ho immediatamente pensato: veniamo da troppa lontananza. E subito dopo un altro pensiero: questa che ho davanti è un'immagine innata. E da qui proprio vorrei partire. Proprio da questo quadro di Gauguin, che ha dipinto in un momento tragico e al termine della sua breve vita, 55 anni, che sia possibile mettere insieme in un'immagine coerente i pezzi della sua vita intera, rintracciare la trama di fondo di tutta la sua esistenza. Ben inteso, ciascuna opera umana di giorno in giorno progredisce o regredisce, cioè si trasforma. Tuttavia, l'immagine innata del nostro destino le contiene tutte nella compresenza di ieri, oggi e domani. E mi viene in mente quando San Francesco, al termine della sua esistenza, diceva ai confratelli: vedete, io non ho più bisogno di pregare, perché io sono preghiera. E così accade in quest'opera di Gauguin, quest'opera ultima, in cui l'immagine si presenta tutta in una volta. Tutte le parti si presentano simultaneamente. Non c'è un pezzo che ne causa un altro o che lo precede nel tempo. Non ha importanza se il pittore ha inserito la macchia bianca o le macchie blu prima o dopo. Ciò che vediamo è esattamente ciò che c'è da vedere ed è l'immagine innata, quella che ci definisce.
quella che fin da quando siamo nati al mondo possediamo. Ed ora inoltriamoci per i sentieri di questo paradiso perduto e facciamolo con i passi del viandante che cerca il rifugio per chi ancora nasce e per chi ancora muore. Ho dipinto questa grande tela così imperfetta nell'esecuzione in un solo mese, senza alcuna preparazione né studio preliminare. Volevo farla finita e l'ho dipinta di getto in uno stato di totale prostrazione. L'ho firmata e poi ho ingoiato una dose massiccia di arsenico, forse troppo. I dolori sono stati atroci, ma non sono morto e per lo sforzo questa mia carcassa malandata continua a farmi soffrire. Scrive queste parole da Tahiti al suo amico scrittore poeta Charles Morris. Pochi giorni prima aveva ricevuto una lettera dalla moglie Matt in cui annunciava la morte della figlia Aline. Ho perduto da poco mia figlia, maledico Dio. Si chiamava Aline come mia madre. Ognuno ama a suo modo. Per certuni l'amore si esalta nella morte, per altri non so. E laggiù, la sua tomba, qualche fiore, solo apparenza. La sua tomba è qui, vicino a me. Le mie lacrime sono quei fiori. Sono a terra, fiaccato dalla miseria e dal peso di una vecchiaia precoce. Vorrei ancora un po' di tempo per completare la mia opera, ma non oso neppure sperare. E poi si butta a capofitto, a dipingere, a cercare un varco di poesia che potesse illuminare la sua notte cupa. E sempre in quella lettera Charles Maurice scrive: «Forse la meditazione, assente nella tela, è compensata da un che di ineffabile, che sfugge a chi non può conoscere l'angoscia e il tormento con cui l'ho dipinta. Due infiniti, il cielo e l'inferno, ciascuno pienamente riconducibile alla sua modalità di essere artista, di essere pittore, che sa ancora di avere un po' di luce, di colori da far esplodere». E allora comincio ad esplorare quest'opera da due particolari che potrebbero anche sfuggire ad uno sguardo disattento. E sono questi qua, uno e due, qui agli angoli. Uno a sinistra, dove c'è scritto «Uve non nu, chi sono nu, u alon nu», il titolo, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. E dall'altra parte, sull'angolo opposto, sempre con la firma Paul Gauguin. È il sipario che si apre e ci offre il paradiso. E non è il rosso porpora dei nostri teatri, è il giallo lucente del Cristo in croce dipinto 10 anni prima in Bretagna, durante la sua prima fuga dalla civiltà. E se lo vedessimo tutto, questo sipario, calare giù, sarebbe bagliore per gli occhi. Una rugiada infinita di fiori, come questi che dipinge qua, oppure questi animali quieti, come questo dipinto qua. Ma la tenda del sipario è stata appena alzata sul teatro dell'esistenza umana, dove si sta rappresentando la grande commedia umana. E questa non si consuma in una affollata metropoli urbana, ma sul palcoscenico di un vero e proprio paradiso terrestre. Spesse volte mi sono domandato se questo non sia il paradiso che hanno visto Adamo ed Eva. Quella terra di silenzi che squillano, dove la vita è un lievito a cui tutto risponde, dove sentiamo lontani richiami di taciturne nuvole danzanti nelle sinfonie del blu, dove il tempo vola nelle nostre mani, dove sentiamo il suono, gli incanti, gli avvertimenti, dove i segreti delle stagioni stanno sui vapori delle stelle. In un'intervista a Parigi del 1895,
poco prima di partire per la seconda volta per Tahiti, alla domanda del critico che gli chiedeva perché qualche anno prima, siamo nel 1891, il primo viaggio che fa nelle isole della Polinesia, e gli chiede perché fosse mai andato a Tahiti, risponde così Gauguin: ero rimasto affascinato tempo fa da questa terra vergine, dalla sua gente semplice e primitiva. Ci sono andato e sto per ritornarci. Bisogna cercare il nuovo risalendo alle origini, all'infanzia dell'umanità. La mia Eva è quasi un animale, per questo è pura anche se è nuda. Gauguin ha dipinto questo quadro qui, a Papeete, un villaggio di Tahiti, quest'isola della Polinesia francese, protettorato francese. Ma quello che voglio farvi vedere è che quest'isola è un puntino che si perde. Guardate, adesso mi allargo e andiamo su questa palla magica che è la nostra terra. L'isola, che fa parte dell'arcipelago appunto della Polinesia, si trova sperduto in questo grandissimo oceano che è la parte meridionale dell'Oceano Pacifico. Partenza Francia, Canale di Suez, rotte dell'Indonesia e poi arrivare qui in questo puntino sperso della Polinesia. Questo lungo viaggio Gauguin lo fa due volte. Una prima volta nel 1891 con l'incarico di una missione culturale finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione francese e vi rimane poco più di 2 anni. Poi in difficoltà economiche e anche di salute ritorna a Parigi. Riparte però subito dopo, una seconda volta nel 1895, e non farà più ritorno in patria perché morirà l'8 maggio del 1903. Non in questo posto, perché nel frattempo, nel 1901, si era spostato a nord nell'arcipelago delle isole Marchese, esattamente nell'isola di Ivaoa. Ma ritorniamo all'opera. Opera che, come ci ha detto l'autore, è tra le meno meditate. Nel contesto di questo Eden polinesiano, che vedete però ha precise connotazioni magico-religiose, troviamo 12 personaggi e 6 animali, questi, il cane. Tutto accade lungo un ruscello, sotto degli alberi, tutto però in modo indefinito e spiazzante. In questo spazio è impossibile fissare dei punti di orientamento, non esiste un punto di fuga che definisca unitariamente lo spazio. Vediamo scansionare con piani orizzontali lo spazio in profondità, fino ad arrivare alla linea del mare e poi sullo sfondo la cima di una montagna, probabilmente di un'isola vicina, esattamente come la possiamo vedere ancora noi oggi. E su questo scenario, che non ha nulla di naturalistico o allegorico, Gauguin sviluppa una grande riflessione pittorico-filosofica sull'esistenza umana e lo fa solo ed esclusivamente con gli strumenti della pittura. Con il colore, dice Gauguin, che come la musica è vibrazione, in grado di cogliere ciò che più di universale e indefinito esiste nella natura, la sua intima essenza. Questa è la poetica del quadro, questa è la poetica di Gauguin, che prende il nome di simbolismo sintetico. Simbolismo sintetico significa restituire all'osservatore, attraverso l'opera, l'essenza della visione che l'artista ha avuto, reinterpretata però in chiave simbolica attraverso fondamentalmente, come abbiamo detto, il colore, ma anche con le figure e con la forma. E sentite a tal proposito che cosa in una nota teorica scrive Gauguin: il simbolo si crea per mezzo di armonie sapienti. Il colore, come la musica, coglie nelle sue vibrazioni quanto più di universale, dunque indefinito, esiste in natura, la sua energia segreta. E poi, più avanti, il cielo è azzurro, il mare anche. Gli alberi sono verdi, i loro tronchi grigi e la terra dove crescono è di un colore indefinito.
Questo lo sanno tutti. Si chiama colore locale. Ma la luce cambia e cambia a suo piacimento l'intensità di ogni colore. Il mare, che sappiamo azzurro, diventa giallo. Prende in un certo qual modo quella tinta incredibile che troviamo solo nelle tintorie. Le ombre della terra diventano viola o di altre tinte complementari al colore più simile. E concludendo poi, e questi colori misurati, freddi, senza vita, mentono. Mentono sfacciatamente e stupidamente. Dov'è il sole caldo? Dov'è questo immenso tappeto d'Oriente? Questa fondamentalmente è la poetica della pittura di Gauguin, che comincia a sviluppare già quando, negli anni Ottanta, si trasferisce in Bretagna a Pont-Aven. A questo punto non ci resta che sviluppare l'analisi stilistico-formale e anche semantica dell'opera.